Per uomini liberi e sovrani, un caro saluto a tutti da Fabiuccio Maggiore. Con questo filmato vorrei commentare con voi le ultime vicissitudini politiche che riguarderebbero l'ennesima forma repressiva di una imposizione che ci giunge per il tramite di un decreto legge che mirerebbe, con la firma del Presidente del Consiglio, del prescelto attuale Mario Draghi, ad colpire ancora una volta cittadini ed lavoratori, famiglie ed imprese nazionali. Stiamo parlando questa volta di un decreto legge, non parliamo più dei DPCM. Ricordate i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri firmati da Giuseppe Conte, tanto contestati poiché sono stati a dir poco abusati, poiché bypassavano la volontà popolare, diciamo che veniva espressa tramite il Parlamento e il potere legislativo, non ricordate? Adesso c'è il decreto legge che quindi dovrebbe assicurare una maggiore democrazia, quindi passando dal Consiglio dei Ministri, passando al Parlamento. Purtroppo, guardando la compagine di poltronai interna, quindi ai palazzi dove si dovrebbe difendere con le unghie e con i denti la democrazia, purtroppo c'è il timore che questo decreto legge sia molto simile al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi al DPCM, quindi poco cambia. La legge purtroppo è uno strumento che è bivalente. Se tu lo metti in una mano, in mani sbagliate, purtroppo anche la stessa legge potrebbe andare a servire come uno strumento di coercizione negativo a danno della collettività, oppure come un sostegno per regolare i rapporti umani, a seconda quindi dell'utilizzo e di chi in qualche modo ne dispone il potere. Quindi la legge purtroppo oggi non viene ad essere equilibrata nel rispetto, anche in un'armonia, in un connubio con la giustizia, dove in alto come capostipite dovrebbe esistere la filosofia morale ad equilibrare e governare i rapporti politici, economici e sociali. Quindi siamo in una situazione dove veramente, diciamo, è una situazione di cacca. Siamo purtroppo in una situazione di cacca e dobbiamo riconoscerlo tutti, perché a distanza di un anno dal DPCM dell'8 marzo 2020 ad oggi, mentre in passato c'era un po' più di cautela, si stava a indagare, si analizzava, si aspettava, no? E che dobbiamo vedere un po', capire questo virus, questi contagi, queste morti, questa pandemia, queste catombe, cos'era vero, cos'era falso, eccetera. A distanza di un anno ci rendiamo conto che continuare a perseverare in questa maniera, con questo accanimento terapeutico di una vaccinazione di massa, nonostante anche i rischi e i pericoli che sono nati, per esempio, da dei lotti anche ritirati solamente ex post a danno avvenuto, poiché i lotti della AstraZeneca, per esempio in Sicilia, su 20.000 vaccini, 18.000 sono stati somministrati con quel lotto, 2.000 ritirati, ma ci sono adesso 18.000 persone che dovrebbero essere in qualche modo esaminate e curate e anche, diciamo, monitorate nel tempo, perché rischiano una trombosi o chissà quale reazione avversa da un lotto che non era sicuro. Capite bene che siamo in una situazione davvero critica, davvero critica. E le alte autorità sanitarie ci informano che anche se mai dovessimo vaccinare una popolazione mondiale, non riusciremmo a debellare questo virus. Ci hanno detto che questo virus, con varianti annesse, è difficile anche da arrestare con un vaccino che dovrebbe essere mirato. Infatti molti dicevano: ma un virus influenzale mutevole, un vaccino, ecco, non è proprio semplice da organizzare e così via. Beh, quindi conviveremo con questo virus e varianti annesse per molti anni. Quindi se noi dobbiamo giocare con questo tira e molla di colore giallo, rosso, rosso, bruno, arancione, spritz, spread e così via, beh, capite bene che siamo messi davvero male, perché non riusciremo ad andare avanti, cioè moriremo prima se stiamo a giocare con questo tira e molla fino a quando riusciremo a debellare il virus. Capite bene che qui non occorre neppure un titolo in medicina o un camice per capire ciò che è razionale, ragionevole, attraverso un minimo di intelletto messo in moto e di pensiero critico. Quindi a che gioco stiamo giocando? Qui c'è un attacco all'economia, al tessuto nazionale, che non solo viene leso nei diritti fondamentali collegati anche al lavoro. Il diritto del lavoro viene sancito dalla Costituzione non per capriccio, ma perché serve a mettere in piedi e a tenere viva una nazione.
Senza il lavoro siamo morti che camminiamo, perché il pubblico granaio non è infinito. Se non c'è il lavoro, se ci private del lavoro, non riusciamo a creare valore e conseguentemente rischiamo di portare un popolo, un'intera nazione alla fame, di non poter sfamare una nazione intera perché non abbiamo più prodotto. Stiamo, in altre parole, barattando un rischio incerto dello 0,2% di letalità con patologie pregresse con protocolli errati annessi, questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, per un rischio, questa letalità del virus Covid-19, per un rischio certo che è un'ecatombe che ci sarà da una morte di un'economia nazionale, di un sistema sociale. Se noi arrestiamo il lavoro e blocchiamo tutto e non diamo neppure un sostegno monetario sufficiente a mantenere in piedi anche con gli impegni finanziari, tutto quello che era un sistema di imprese e di famiglie, noi stiamo uccidendo una nazione. È un rischio certo al 100% questo. Questa è una reazione avversa al 100%. Qui bisogna ragionare. Ragionare tutti. Stiamo portando un incremento della povertà, un incremento della disoccupazione, della fame, quindi della morte, quindi degli omicidi, dei suicidi, della microcriminalità organizzata, dei danni fisici, psichici, ai poveri bambini che vengono disgraziatamente proibiti nella loro età del gioco, perché non possono, perché c'è un virus e quindi devono restare a casa imbavagliati e non possono giocare neppure sull'altalena. Della macrocriminalità organizzata, perché non prendiamoci in giro, qui un minimo di intelletto in moto con pensiero critico, se in un momento di crisi, una crisi per tutti, non prendiamoci per il culo, ma questa ricchezza che si trasferisce nelle mani di un'aristocrazia, di plutocrati, di patrizi e così via, molto probabilmente deve far sorgere un ragionevole dubbio che quella nicchia possa trarre dei vantaggi e speculare in questa condizione, ecco, di crisi, dove la crisi non è per tutti, quindi si sviluppa anche una forma anche di truffa e di saccheggio, di depredazione sociale, dove la grande parte della popolazione sta perdendo a vantaggio di altri. Le speculazioni le abbiamo già viste in essere con le mascherine, pensate voi, con le mascherine, pensate voi se con i vaccini, i confinamenti, tutto quello che ne consegue da un controllo e accentramento dell'offerta che poi gestisce conseguentemente la domanda, capite voi, le grandi multinazionali o quelle grandi aziende di resistenza che sebbene stiano, diciamo, parzialmente perdendo in questo momento di crisi, avranno gli introiti un domani, quindi avranno il potere, ecco, di condizionare la domanda, perché sarà un'offerta controllata in forma di oligopoli, quindi quello che nelle accademie economiche si studia come fallimenti del mercato, poiché ci siamo allontanati da quella cosiddetta ideale concorrenza perfetta. Questo purtroppo è il mercato, questo è il sistema di mercato-stato che si è affermato sopra, quindi lo Stato istituzione che invece doveva andare a regolamentare il mercato. Questo è il modello e il gioco. Perché noi dobbiamo dubitare altresì di un sistema, quindi dove c'è una forma di speculazione in atto anche nel controllo e nel mercato delle informazioni e del sapere? Perché se noi andiamo a guardare la storia, c'era un mondo prima ancora del Covid che si fondava sul terrore, sul terrorismo mediatico, nelle manipolazioni e così via. Voi pensate, tutti abbiamo uno smartphone, tutti abbiamo un computer fisso portatile, basterebbe scrivere in qualsiasi parte, in modo di ricerca, strategia della tensione. Noi scriviamo strategia del terrore, strategia della tensione e così via. Qui non c'è populismo, non c'è complottismo o altro. Su Wikipedia troverete, Wiki è una cultura veloce, quindi troverete le informazioni, ma comunque sia ci sono anche delle fonti annesse. Troverete sulla Treccani, quindi il dizionario di storia, strategia della tensione, che è praticamente la strategia del terrore. Gli anni di piombo, il terrorismo in Italia, tutte queste cose purtroppo sono cose esistenti, esistite ancora prima del Covid, ovvero sia l'utilizzo del terrore, della paura per indurre un soggetto, peggio ancora una massa, peggio ancora una popolazione intera, ad accettare determinate, per esempio, scelte anche impopolari, attraverso quindi un'induzione della paura stessa.
quindi delle riforme strutturali, delle forme coercitive, attraverso la paura. Perché senza la paura, il terrore anche di perdere la vita, probabilmente, e anzi sicuramente, è scientificamente provato su uno studio anche psicologico, la massa non avrebbe accettato. Invece col continuo e costante martellio di una paura della privazione esistenziale, ecco che allora la massa accetta coprifuoco e accetta tutte queste scelte che hanno dell'assurdo. Io richiedo semplicemente un minimo di pensiero critico, di ragionamento su quel che sta accadendo. Ripeto, non c'è un ragionamento, un fondamento scientifico e giuridico. Oltretutto il CIP, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, ha dichiarato in una sentenza proprio che è illegittimo il DPCM, illegittimo soprattutto per quello che è la sostanza, cioè la lesione dei diritti fondamentali che la Costituzione italiana preserva. Anche in queste fasi emergenziali c'è qualcuno che potrebbe pensare: no, beh, c'è un'emergenza, dovremmo anche intervenire in questa maniera. Sono giustificate queste manovre? Non è giustificato impoverire e portare alla fame un popolo. Lo volete capire o no? Che questo è un gioco e di una demagogia assassina assoluta, che purtroppo oggi molte persone probabilmente non colgono perché sono intimorite da questo continuo martellamento terroristico, ma che un domani forse capiranno, una volta che saranno risvegliate, e probabilmente sarà troppo tardi. Arrestiamo questa ruota prima. Arrestiamo questa corsa prima di sbattere, facciamolo capire alla gente, perché siamo in serio pericolo, ve lo dico con il cuore in mano, e fatelo capire al prossimo, fatelo capire per tutti gli uomini liberi e sovrani. Basta essere schiavi mentali, basta, dobbiamo finirla, dobbiamo capire chi è il nostro nemico all'interno della nazione, dobbiamo capire qual è il virus da debellare tutti insieme, chiaro?